Eugenio Madeo, pieno sostegno al sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che potrebbe essere colui che cambierebbe la Calabria, almeno questo è il suo pensiero. Mi auguro innanzitutto che appunto Mario Chiuto si candidi a presidente della giunta regionale e che ci sia un sostegno molto vasto, così come è già avvenuto per esempio a Cosenza. Sono convinto che questa sia la migliore soluzione per le idee che ha, per le proposte che avanza e per quello che concretamente sta facendo nella città di Cosenza. Certo però aggiungo che se si vuole cambiare la regione bisogna innovare profondamente proprio l'istituto regionale. Io sono dell'avviso che le regioni andrebbero soppresse, però finché ci sono bisogna cercare di ottenere i migliori risultati possibili. E penso ad esempio che bisognerebbe innanzitutto far diventare la regione un'altra cosa, per davvero un ente che programma, un ente che individua i soggetti che devono attuare questi programmi, adotta poteri sostitutivi in caso di inadempienze e poi fa le verifiche. Per fare tutto questo bisogna fare delle scelte molto precise e molto nette. Penso per esempio che tutti gli enti strumentali della regione Calabria andrebbero aboliti. Sono soltanto un'occasione per fare nomine e consulenze, per sprecare i soldi a non finire. Tra questi ci sono Sorical, Calabria Verde, ne potremmo citare tantissimi. Certo, Sorical, Calabria Verde, Sorical sta diventando un carrozzone peggio di prima, Calabria Verde, poi c'è l'Arsa adesso col suo nuovo nome, poi c'è Fincalabra, poi ci sono vari consorzi, poi ci sono altre agenzie che sono state costruite con la finalità di dare lavoro, ma non sono altro che, ripeto, nuove occasioni per clientele, per nomine e consulenze. C'è un elenco lunghissimo di tutto questo. È una battaglia per la verità che io ho iniziato a fare circa 30 anni fa e ne sono profondamente convinto perché poi i fatti hanno dato ragione. Così come pure bisogna far diventare la regione una cosa completamente diversa. Ci sono delle procedure burocratiche assolutamente inconcepibili, ci sono dei passaggi che si fanno all'interno della regione che sono perfettamente inutili e servono soltanto a far perdere tempo e a dare poteri ai burocrati della regione che bloccano e paralizzano tutto. Così come pure, per esempio, penso che invece dei contributi a fondo perduto bisognerebbe dare alle imprese i prestiti agevolati, il costo del denaro deve essere ridotto il più possibile, ma il denaro deve essere restituito. Questo è un sistema che garantisce sotto tutti i punti di vista. Non bisogna continuare a realizzare opere che rimangono cattedrali nel deserto, bisogna partire da quelle che già ci sono per cercare di riempire di contenuti questi contenitori che attualmente ancora sono vuoti. E per esempio penso alla grande opportunità di valorizzare e tutelare e valorizzare i centri storici della Calabria, così come sono convinto che non bisogna continuare a consumare altro suolo per interventi edilizi, ma bisogna intervenire sull'esistente per riqualificare, per dotare di tutte le opere che sono necessarie per qualificare tutti gli insediamenti urbani esistenti nella nostra regione. E bisogna poi innescare dei meccanismi che sono di natura virtuosa. Quello che sta facendo la regione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in Calabria è semplicemente vergognoso. Perché aumentare le tariffe per coloro che riescono a stare dentro gli obiettivi fissati per quanto riguarda la raccolta differenziata e diminuirli invece per quelli che non raggiungono questi obiettivi sarebbe come dire i bravi io li punisco e quelli che invece continuano a non essere bravi li voglio premiare. Se si va avanti così, io credo che questa regione non ha nessuna prospettiva e siccome penso che ormai ci stiamo avvicinando alla scadenza naturale, bisogna costruire un progetto nuovo, un progetto alternativo, un progetto che solo, per quello che penso io, Mario Chiuto potrebbe
realizzare e portare avanti.